Hello. Welcome everyone to this press conference entitled The Julian Assange Case Publishing is Not a Crime. I'm Davide D'Antoni. I'm the press officer of the Five Star Delegation in the European Parliament. And before presenting our guest, I would like to thank all the journalists connected online with Interaxio. And of course, if you would like to ask a question. Uh, push your button, raise your hand, and i will give you the floor after the first round. Uh, before, uh, i would like to recall that julian assange is a, a finalist of uh, uh, sakharov prize 2022, and tomorrow at uh, the ceremony he will not attend the ceremony because he is actually in jail in the uk. please, tiziana begin, head of the five-star delegation of the european parliament. Thank you very much. I'll speak in Italian. Buonasera a tutti. Mi chiedo scusa per la voce. Eh, do il benvenuto a voi in questa sala, ma soprattutto, do il benvenuto a Stella Assange, avvocatessa, attivista e moglie di Julian Assange e al suo avvocato Antoine V, che hanno accettato di partecipare a questa conferenza stampa con, con noi. Eh, ringrazio appunto voi presenti in questa sala, la sala Daphne Caruana Galizia del Parlamento europeo. Non è un caso che la nostra conferenza stampa si tenga in questa sala, perché questo luogo ci ricorda quanto il buon giornalismo sia necessario al funzionamento della democrazia e quanto si possa pagare caro. La storia di Julian Assange, fortunatamente, è diversa da quella di Daphne Caruana Galizia, ma non dobbiamo dimenticare che lui ha sacrificato la sua intera esistenza, la sua libertà, il suo diritto a una vita normale con la sua compagna, con i suoi figli, per garantire il nostro diritto di sapere, di conoscere e di controllare i nostri rappresentanti. Per questo motivo la delegazione del Movimento 5 Stelle ha sostenuto con forza l'iniziativa della mia collega Sabrina Pignedoli di proporre la sua candidatura al Premio Sakharov 2022, il più alto riconoscimento europeo assegnato ai difensori della libertà di espressione. Il Parlamento europeo ha scelto Julian Assange tra i finalisti e questo è già un importante riconoscimento che si aggiunge alla richiesta delle più grandi testate internazionali che chiedono a gran voce la sua liberazione e la fine dell'ingiusta persecuzione giudiziaria che lo vede coinvolto. Domani il Parlamento europeo ospiterà la cerimonia di assegnazione del premio Sakharov. Noi avremmo voluto che Julian fosse stato presente qui con noi, ma purtroppo non sarà così. La sua assenza sarà una testimonianza ancora più forte del fatto che ogni diritto debba sempre continuare ad essere difeso e che niente possa essere mai considerato acquisito per sempre. Grazie Thank you, Tiziana. And now uh, the floor is uh, to Sabrina Pignedoli, five star MP and promotor of uh, uh, Giuliano Assange, candidatura at the Sakarov Price, please. Grazie, eh... Volevo ringraziare Tiziana, volevo ringraziare il Movimento 5 Stelle per il supporto che mi ha dato in, in questa, per questa candidatura e eh, volevo ringraziare anche i tanti colleghi che eh, in maniera trasversale, al di là dei gruppi politici, hanno creduto in questo. Eh, il fatto che Assange arrivasse nella terzina dei finalisti era molto importante eh, perché ha fatto in modo di eh, portare il caso Assange ufficialmente all'interno delle istituzioni europee. Eh, noi eh, ricordiamo che nelle sale di questo Parlamento parliamo molto spesso di Stato di diritto, di libertà di espressione, di tutela dei diritti umani e purtroppo abbiamo visto quello che è successo con il caso della corruzione. Se veramente le istituzioni europee credono in quello che dicono, dovevano prendersi in carico il caso Assange fin dall'inizio. Non lo hanno fatto, lo fanno oggi. Ci sono, tanti inizi ci sono state fino adesso tante iniziative di singoli parlamentari, ma non c'era stata una, una mobilitazione dall'alto, che era assolutamente auspicabile visto che il caso Assange riguarda la libertà di stampa e la violazione dei diritti umani. Col premio Sakharov il caso è arrivato finalmente a livello istituzionale, era doveroso. Pensiamo a quello che ha rivelato Assange, ai crimini di guerra, alle detenzioni illegali, e ricordiamo anche una cosa. Coloro che hanno commesso le violazioni dei diritti umani sono liberi. Assange invece è in carcere da quasi quattro anni. Giuliana Assange ha garantito ai cittadini, a tutti quanti noi, il diritto di conoscere la verità. Non scordiamoci che Assange ha rivelato anche tanti scandali che riguardano le influenze internazionali delle lobby. Tema di assoluta attualità qui al Parlamento europeo. Ed è anche alla luce di questo scandalo che mina la credibilità delle nostre istituzioni che ritengo Assange il vincitore morale del premio Sakharov. Perché il giornalismo, la trasparenza, la libertà di espressione non sono reati, ma sono la base della nostra democrazia. Grazie. Thank you, Sabrina. Virginie Lemarie, Lemarie pardon. Eh, Assange, lawyer, please. Euh, tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous donner la parole euh, et vous dire combien nous sommes fiers et honorés euh, nous avocats pour beaucoup européens de l'équipe de défense de Julian Assange de cette occasion de contribuer à encore et encore euh, à le faire mieux connaître euh, et reconnaître euh, à faire reconnaître ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait également euh, et ce pourquoi il se bat de là-bas à Marche, d'où il n'a même pas eu l'autorisation de nous parler aujourd'hui. Nous sommes heureux de cette occasion aussi de voir reconnaître la pleine légitimité de ce combat pour la liberté d'expression et pour la liberté de la presse dans la lignée des remarquables lauréats qui ont précédé sa candidature dans ce prix. Avec cette nomination, nous voyons enfin une justice se mettre de son côté. Nous voyons aussi qu'il mérite d'être protégé, de même que les valeurs de vérité et de paix qu'il défend et qu'il incarne. Au-delà du cas de Julian Assange, Stella nous l'a expliqué ce matin, il faut être bien conscient de ce que de ce qui est en jeu ici pour l'Europe. C'est la détermination indépendante et autonome de sa propre conception de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, c'est spécialement la possibilité de s'opposer avec force à l'extraterritorialité de la loi américaine dans son application et dans sa conception même de cette liberté. Et s'y opposer d'autant plus que finalement, on a récemment constaté que la sanction n'était en réalité appliquée qu'à l'étranger et pas aux États-Unis, puisque euh, on a eu encore récemment deux témoignages euh, le président de Cryptom et euh, Daniel Elsberger, qui nous ont indiqué qu'eux-mêmes avaient procédé à des publications, euh, parfois avant euh, ou en tout cas avaient détenu des documents, euh, qu'il a été reproché à julian assange d'avoir détenu, publié, euh, sans jamais avoir été inquiétés, eux-mêmes sur le sol américain. en protégeant julian assange, l'europe protégera sa propre liberté. merci. merci bien. stella, the floor is all yours. Thank you. Um, I was telling a journalist today that whenever I'm uh, in front of you, in front of uh, uh, a big distinguished audience, receiving a prize on Julian's behalf, I feel guilty. I feel guilty because it should be Julian who is standing before you, not me. And especially in institutions who commemorate um, peace and justice and truth. And Certainly, today, the Sakharov Prize and uh, the finalists represent um, peace, truth, and justice. I don't know if you know, but um, there were several requests to Julian's, to the prison where Julian is being held, Belmarsh Prison, for Julian to actually be able to uh, participate via video conference. For example, right now, but also to the political group meetings that we're having after this and tomorrow, uh, because it was important for uh, the politicians who sit in the parliament here to hear from Julian about his situation. And formally, there is no reason why he shouldn't be able to speak to you. He is being held on remand in administ administrative detention, he is not serving a prison sentence, he is simply being kept away from you. and that is the reality. whatever the administrative excuse is given, that is given, um, he is not able to speak freely, um, even when um, members of the european parliament or political groups um, of this parliament formally request his presence via video link. today has been so important because um, the recognition of Julian as one of the three top issues in 2022, as far as the European Parliament is concerned, um, by giving him the finalist status uh, of the European Union's peak Human Rights and, and Freedom of Thought Award, um, has shown, has signaled uh, politically, that this case matters to the European Union, to, the, to European citizens, and to the European press. It is now for the European institutions to understand that they have a clear mandate from the European Parliament to take on this case and to advocate for Julian's release. They do not stand alone. The Australian Prime Minister is now saying publicly that he is um, calling on his US counterparts to end this, to release Julian. Uh, the United Nations has spent years saying that this is a politically motivated case, that Julian has been subjected to psychological torture, and that this case is an, a threat to global press freedom. The Council of Europe, Human Rights Commissioner Dunja Mijatović, um, and also the Freedom of Expression uh, Commissioner of the Council of Europe. There, are, um, there is a. a Consensus among all the defenders of human rights and press freedom that this case is an affront to the most basic tenets of a free and open democratic society. It goes right to the heart of having an open press where you can expose uh, wrongdoing at the highest levels. And so uh, defending Julian and ju defending his freedom and calling on his release would simply mean aligning the European Union's position to the Charter of Fundamental Freedoms. Um, I hope that uh, the European institutions now take uh, this uh, a clear position. They have the legitimacy from their own Parliament to take a strong position. Um, and that's what it will take, because this is a political case. It requires political pressure on the European Union's Close ally, the United States, because the United States gets it all the time from their um, um, rivals, enemies, and so on. What about Assange? What are you doing to Assange? Don't tell us what to do with our journalists because you have Assange in prison. But actually, imprisoning Julian is the greatest test for Western values. As long as he remains in prison, this is a Abject failure of democracy and of uh, human rights in the West. Julian has to be released. Thank you, Stella. If you like to raise a question for our speakers, we are glad to take them. Also online, Eleonora Vasquez, Euractiv, please. Uh, thank you. Thank you for this very interesting press conference. I have a question for. Uh, Lo dico in italiano direttamente, e una eh, domanda per le, le onorevoli. Eh, diciamo questo caso eh, ovviamente sta portando eh, a galla tutti i difetti della, della democrazia, come stava appunto dicendo eh, Stella. Eh, cosa può fare secondo voi il Parlamento europeo per combattere, eh, per avere mh, dei sistemi di estradizione eh, più giusti? tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, in particolare anche per esempio l'UE, e se ci sono delle ehm, proposte eh, in questo momento, ehm, diciamo under negotiation, scusate, ho questo. Chi vuole rispondere? Tizia Sabrina, prego. Ma, eh, il problema è che il Casa Assange non è un, eh, un problema del, della legislazione degli Stati Uniti e del rapporto con l'Unione europea in sé. È proprio un caso a parte, è un caso politico molto particolare, e quindi in effetti il Parlamento europeo dovrebbe essere molto più, prendere una posizione molto più forte su questo. Dovrebbe pretendere dagli Stati Uniti la, eh, la caduta delle accuse eh, su Assange, che sono accuse che vengono mosse secondo l'Espionage Act, ricordiamolo. Quindi lui non può far valere il diritto di cronaca come eh, difesa. E quindi eh, il Parlamento europeo dovrebbe pretendere questo, dovrebbe pretendere la caduta delle accuse e eh, la, quindi la liberazione di Assange. Questo secondo me è il, è il mio punto di vista, per cui sul, sul fatto che ci siano negoziati per eh, regolamentazioni non, non è questo l'immediato, questo è proprio un caso politico a parte. Ah, Tiziana, sorry. Okay. Eh, rispondo anche io in italiano eh, chiaramente il problema delle estradizioni il problema eh, legato eh, ai sistemi giuridici non può toccare direttamente il Parlamento Europeo o le istituzioni Unione Europea in quanto tale per ovvi, per ovvi motivi ma è anche vero che l'Unione Europea in diversi casi per quelle che sono le sue competenze esclusive fa valere la sua grande forza e la sua grande potenza penso a vari negoziati commerciali eh, dove i capitoli sui diritti umani eh, vengono spesso considerati anche fondamentali dove alcuni atteggiamenti o, o alcune eh, misure all'estero laddove conviene, lasciatemelo dire, vengono prese in considerazione ecco, forse bisognerebbe eh, eh, lasciar stare laddove conviene ma adottare un certo tipo di principio se è un valore fondante dell'Unione Europea sempre e in ogni caso grazie please won't please. Oui, Bonjour. Euh, quelle est la prochaine étape judiciaire euh, au Royaume-Uni? Je pense que c'est pour, pour l'avocat. Oui, oui. oui c'est pour vous, pardon, oh, mais c'était là. Um, Julian est actuellement uh, attendu une décision du High Court du Royaume-Uni sur whether le High Court va recevoir son appel. Ce um, n'est pas un droit automatique. Right. Uh, the um, application has been um, several months um, pending and the decision by the High Court about whether there will be an appeal is expected at any moment um, there is uh, an application before the European Court of Human Rights uh, but that is not a, a let's say it's not live uh, we we need to um, to uh, uh, finish the process in the United Kingdom, and hopefully it, wouldn't, it won't lead to a European Court of Human Rights case because the UK courts um, have the power and definitely should do the obvious thing, which is to stop this extradition, especially after news reports, investigations that um, the US government was planning to assassinate Julian while he was inside the embassy. Uh, it is clear that the United Kingdom should not be extraditing Julian Assange, a publisher to the United States, but regardless of all the press freedom um, arguments and the, and uh, the political motivations of this case, um, just the single fact um, that the Trump administration was um, elaborating plans to assassinate Julian should be sufficient. To stop this extradition. And if the UK courts allow Julian's extradition in spite of uh, this information being known, uh, they are really um, putting their credibility on the line. Thank you. We have a question from a journalist connected online, Stefania Maurizzi from Italy. Yes, thank you. I'm connected from Italy. I'm Stefania Maurizzi from Il Fatto Quotidiano. I would like to ask to, the, to Sabrina Pignadoli whether they plan to call on the Biden administration to drop the case and to affirm that the right to expose war crimes is a, a fundamental right for journalists around the world. Grazie. Eh, sì, c'è cioè arrivata eh, dal gruppo dei Verdi è arrivata oggi una lettera da inviare a Biden che eh, ho già eh, firmato e, e appunto firmeremo immagino tutta la delegazione e per cercare di fare pressione appunto come, come parlamentari anche da questo punto di vista. Credo che sia un atto dovuto, credo che sia un'iniziativa un molto importante e speriamo che venga, venga ascoltata. Perché è un'iniziativa fondamentale per eh, la nostra libertà e per le nostre democrazie. Grazie Stefania. Volete aggiungere qualcosa? No? A few more questions? No? That's it? Ok. Grazie a tutti. Bye.